Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Il comune si trova a 203 metri sul livello del mare e conta circa 22.000 abitanti. Le origini di Sessa Aurunca sono antichissime e il suo centro storico è un vero museo a cielo aperto. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle, mettetevi comodi, a voi Sessa Aurunca! Costretto ad andare fuori, mantiene in sé un legame profondo con la terra di origine e farebbe di tutto affinché essa possa migliorarsi. Anche noi giovani abbiamo dunque una responsabilità forte nei confronti sia di chi rimane, ma anche e soprattutto nei confronti di chi è andato fuori. I ragazzi e le ragazze come me che decidono di rimanere a Sessa lo fanno perché amano profondamente la propria terra. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare. Possiamo unire le forze, noi giovani sappiamo di poter fare tanto per il nostro paese. Ci stiamo organizzando con l'associazionismo, instaurando un dialogo costruttivo con tutte le istituzioni, sia civili che religiose. Ho piacere di invitare tutti i giovani che desiderano visitare la nostra terra, avranno sicuramente un'accoglienza particolare. Sono il sindaco della città di Sessa Aurunca. È una città antichissima che ha una storia millenaria. I popoli che abitavano questa zona erano chiamati a seconda se venivano nominati dai greci o dai romani, Ausoni o Aurunci. E hanno una storia che parte prima della nascita di Roma. Poi in seguito Roma, dovendo espandersi verso la Magna Grecia, dovette combattere contro gli Aurunci ed ebbe tanto rispetto di questo popolo e del suo valore da lasciargli una propria moneta. Alla storia romana è seguita poi una storia medievale importantissima e nella storia medievale si inseriscono tutte le nostre tradizioni religiose che sono antichissime. È una città importante, anche se piccola, perché ha dato natali a personaggi illustri. Caio Lucilio, che è il secondo scrittore satirico dopo Tacito, è stata la sede di duchi durante il periodo medievale, il luogo di nascita di tanti personaggi famosissimi, tanto per dire Taddeo da Sessa, che è stato un personaggio importantissimo. Il nostro simbolo è Ercole che strozza il leone di Nemea. La statua che è raffigurata nella fontana del 1825 è stata fatta dal Solari e rappresenta l'orgoglio e la forza di questa città. Noi tutti siamo orgogliosi di essere sessani, siamo convinti delle nostre tradizioni, della nostra ricchezza culturale e sociale. Mi hanno sempre detto che altri su una pietra riescono a costruire un'economia, noi con mille pietre non riusciamo ad avere ancora quello sviluppo occupazionale che vorremmo avere. Ci presentiamo perché vengano a conoscere la nostra città e sicuramente non saranno delusi. Continua il nostro itinerario, andiamo a conoscere il pastore della diocesi di Sessa Aurunca. Una
Chiesa che ha due caratteristiche fondamentali: la fedeltà alla sua grande tradizione, ma anche una grande creatività. Una popolazione ben compatta, determinata, che evidentemente non solo ama il proprio territorio, ma cerca di trovare sbocchi per il futuro. Ecco perché questo è un contesto dove la bellezza della storia si va bene a sposare con questa aspettativa di futuro che vede impegnati tutti, giovani, anziani, con tutte le forze sociali e civili. È un territorio sicuramente segnato da gravi problemi, da grandi tensioni, non ultime sono emerse le grandi questioni sociali dell'immigrazione e dell'integrazione a Pesco Pagano. Però è un territorio che reagisce immediatamente cercando dentro di sé le risorse per poter rispondere a questi problemi. Non a caso i cittadini si sono presi cura del proprio territorio e cominciano a dare risposte concrete. Stare tra la gente è la condizione naturale di un pastore, e quando un popolo chiede al suo pastore di condividere il percorso quotidiano, credo che chieda proprio la condizione più naturale, più semplice. Essere pastore in mezzo agli altri è la condizione della vocazione originaria del vescovo. Proprio da qui parte un progetto nuovo per tutta l'Italia, io mi auguro. So che Monreale si sta immettendo in questo stesso progetto, la cattedrale 3D, tridimensionale, dove è possibile poter visitare materialmente l'attuale, ma virtualmente da tutti i mezzi di comunicazione, dall'iPad, dall'iPhone, praticamente si può vedere la cattedrale com'era e ricostruirla nella sua bellezza originaria senza le modificazioni del tempo, ma altrettanto molto positivo, molto bello poterla studiare. Ogni singola tessera di questo pavimento bellissimo ai nostri occhi, o anche del lambone, con le sue scritte, i suoi personaggi, possono essere avvicinati, studiati e soprattutto capiti nella la loro bellezza, perché è una trama raccontata. La confraternita è una grande risorsa. Io ho capito subito, arrivando a Sessa Urunca, che c'era una potenza come fuoco che covava sotto la cenere. La cosa fondamentale e bella che mi fa onore, mi dà fierezza, è che con loro si è instaurato un rapporto di grandissima intesa, e il prodotto di questa intesa, dobbiamo dirlo, è il coordinamento diocesano. Quindi questa volontà di fare coesione, di fare corpo unico per poter veramente far respirare la bellezza delle tradizioni sessane. Vedo che il dialogo in cui mi sono impegnato con tutte le istituzioni sociali e civili sta dando i suoi risultati. Perciò chiedo a tutti loro: non fatevi depistare, quelle sono voci dissonanti che non creano nessuna armonia. Continua la nostra passeggiata a Sessa Urunca, in provincia di Caserta. Andiamo a conoscere le tante manifestazioni proposte dall'Associazione Pro Loco. Siamo nella sede storica della Pro Loco, Sessa Urunca, la più antica Pro Loco di Terra di Lavoro. Infatti è stata costituita nel lontano 1958. Più di 50 anni che la Pro Loco promuove il territorio cercando di creare la sinergia più ampia con tutte le associazioni locali e con gli enti che gravitano su questa zona. Abbiamo la fortuna di avere una zona e di avere una città ricca di storia, ricca di cultura, di arte e di tradizione. Abbiamo la fortuna di essere ospitati in una sede storica. Questo è il sedile di San Matteo. Sedile storico, come tutti sapranno che cosa significa un sedile dei signori. Abbiamo la possibilità anche di poter ammirare qualche costume che abbiamo recuperato da varie manifestazioni storiche, dai gruppi che operano nella nostra zona, gruppi di sbandieratori, gruppi folk. Io invito tutti a venire presso la nostra città, anche perché la nostra città è in grado di poter recepire il turismo
in quanto ha delle attrezzature e se qualcuno vuole venire durante il periodo estivo si può anche recare nella vicina Baia Domizia dove c'è il turismo balneare. Abbiamo in tre momenti dell'anno la mostra presepiale, che è arte presepiale napoletana, allargata nell'ultimo periodo anche a qualcosa di più. Abbiamo un concorso fotografico nazionale sulla Settimana Santa, che è forse il momento topico, il momento clou di tutto il nostro anno. Poi durante l'estate intervalliamo delle manifestazioni tipo Vivere la città, in pratica si vive la città nell'arco della giornata e anche della nottata. Vi aspettiamo a braccia aperte perché Sessa merita e sicuramente quando la visiterete sarete contentissimi. In un ristorante del centro storico di Sessa Aurunca in provincia di Caserta andiamo a scoprire i piatti della tradizione locale. All'Hotel San Leo di Sessa Aurunca, qui con me c'è il nostro maître Giovanni Mancini. Questa è una struttura che nasce nel 1500 e poi è stata ristrutturata nel 2008 dai miei genitori. Siamo qui per presentarvi alcuni dei nostri piatti tipici. Iniziamo subito con il baccalà, che è legato soprattutto alla tradizione pasquale, che è la tradizione più sentita di Sessa Aurunca. Fatto in vari modi, con il pomodorino pachino, le olive nere e i capperi. Poi lo abbiamo in bianco con le olive nere e il prezzemolo e sempre con l'olio extravergine di oliva. Infine c'è quello fritto, che è quello più tradizionale. Poi abbiamo dei broccoli con della salsiccia. È un piatto molto tipico, semplice ma altrettanto gustoso. Infine ci sono le tagliatelle con i ceci, da noi chiamata pettola e ceci. In realtà questi ceci venivano almeno cotti nel forno a legno o comunque vicino ai camini. C'è la mozzarella del caseificio Cardilli, che è un caseificio della zona. Infine abbiamo del pane casereccio fatto nei forni a legna, così come i dolci tipici, un ciambellone, come è solito farlo in tutta Italia, ma qui viene fatto nei forni a legna ancora. Delle chiacchiere, da noi chiamati guanti, vengono soprattutto fatti nel periodo di carnevale, però in tutte le feste vengono realizzati da noi. Non mi resta che invitarvi qui a Sessa Aurunca per venire a vedere le nostre bellezze artistiche, culturali ed anche culinarie. Queste squisite pietanze possiamo abbinare dei vini prodotti da una cantina vinicola della zona, Porto di Mola, che possono essere della Falanchina Bianca o dell'Aglianico Rosso. Con i dolci possiamo abbinare i liquorini che fa la signora Franca, fatti in casa, dell'Agricanto, poi abbiamo del limoncello e infine l'ultima sua scoperta è il finocchietto, fatta con il finocchietto originale selvatico. Con uno storico dell'arte andiamo a scoprire l'itinerario storico, artistico, religioso di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Visitare Sessa Aurunca significa ripercorrere oltre 2000 anni di storia, partire dal periodo antico e finire ai nostri giorni. Sessa ha lo stesso sviluppo urbanistico dall'età antica, anzi dall'età preromana. Percorrere le vie di Sessa vuol dire osservare epigrafi. Vuol dire osservare torri medievali, chiese monastiche che ripercorrono oltre questi 2000 anni di storia. Il teatro romano, fondato in età imperiale, è voluto da Matidia, minore, imparentata con l'imperatore Adriano.
Un teatro che poteva ospitare ben oltre 8.000 persone, con una cavea divisa su tre livelli, metà alla greca, metà alla romana, e con una scena alta circa 20 metri, ma con un'ampiezza di 80. Sono state ritrovate all'interno del teatro oltre 24 statue, alcuni in frammenti, altre intere. Questo teatro, fino al 2000, si vedeva solo in minima parte. Questi scavi quindi ci permettono oggi di godere della bellezza di questo sito. Ma a fianco al teatro osserviamo il criptoportico romano, diviso in tre bracci. All'interno vi sono delle preziose epigrafi, segni e testimonianze di come questo edificio era un luogo di passaggio con altri. Costruito sotto il foro romano, quasi come terrazzamento stesso del foro, ci permette di conoscere la Sessa antica, a partire dall'età tardo-repubblicana. Sempre nell'area del foro è possibile invece trovare il tabularium e l'erarium, il forziere e la sede delle leggi della città antica. Ma adesso tralasciamo un attimo il periodo antico, così ricco di monumenti, e ci trasferiamo in cattedrale, la chiesa più importante di Sessa, fondata tra il 1103 e il 1113. La parte esterna più interessante è data dal portico, con l'archivolto raffigurante le storie di San Pietro e San Paolo, realizzato da maestranze provenienti dalla Sicilia. All'interno però troviamo lo stupendo pavimento a mosaico, non cosmate, ma probabilmente tardo bizantino, realizzato dalle stesse maestranze che in precedenza avevano lavorato a Monte Cassino. Poi osserviamo il lambone, realizzato alla metà del 1200, poggia su sei colonne, interamente a mosaico, ed è impreziosito da queste sculture che sono non solo arte, ma anche teologia. Accanto a Lamboni invece si osserva il candelabro per il Ciro Pasquale. Attualmente Lamboni è ancora utilizzato per proclamare la parola di Dio e per proclamare l'Exultet nella veglia pasquale. Sempre in cattedrale osserviamo la tela di Luca Giordano posizionata nella cappella del Santissimo Sacramento e la bella tavola di Marco Cardisco raffigurante la Madonna del Popolo, patrona della città e della diocesi. Ma altri insediamenti medievali li possiamo osservare camminando lungo le strade. Nella parte più alta di Sessa osserviamo questo castello nato longobardo ma trasformato nel periodo normanno per poi essere addolcito nelle forme nel periodo durazzesco-catalano, quando a Sessa vi erano e la dominazione spagnola ma anche la forte signoria dei Marzano. All'interno del castello si osserva le statue che provengono dal teatro romano, tra cui Matidia, Traiano, Adriano, il Dionilo. Adesso ci trasferiamo presso la chiesa dell'Annunziata, fondata verso la fine del 400 dai conciatori di pelle e dai calzolari di Sessa. Questo era l'antico ospedale della città, luogo sempre di assistenza che serviva per i malati, per i poveri, ma serviva anche per gli esposti. Qua venivano abbandonati i bambini. Una chiesa di impianto a croce greca, rifatta completamente verso la metà del 700 e al cui interno è possibile osservare dei dipinti, tra cui quello di Sarnelli, che raffigura San Leone in gloria, con sotto la città di Sessa, così come la si vedeva su per giù nel 700. Così, nella cappella laterale, si osserva la Pietà. Non solo chiese pubbliche, ma anche a chiese che appartenevano ai frati, appartenevano alle monache. Ricordiamo il chiostro di San Domenico, annesso all'ex convento domenicano, il convento dei padri agostiniani, così ricco di arte e anche di beni librari.
ma ricordiamo anche il monastero di San Germano, che ci rimanda a San Francesco. Oltre a questi conventi, oltre a questi monasteri, che sono anche sedi di confraternite, tra cui si osserva la chiesa di San Carlo, con questo interessante ipogeo che rimanda a questi scoli per i defunti, le mie parole, queste belle immagini sono nulla. Dovete venire a Sessa. Vi aspettiamo. La tradizione religiosa di Sessa Aurunca è fortissima. Pensate, in città sono presenti ben 6 confraternite che diventano un'unica anima in occasione della Settimana Santa. Sessa Aurunca è città di antiche tradizioni, a partire dal carnevale al periodo quaresimale, per proseguire poi con le rassegne teatrali e musicali del periodo estivo, il gran torneo dei quartieri nei principi di settembre, che culmina con un copioso e lungo corteo storico di rievocazione medievale, per concludere poi con la notte del 31 dicembre, durante la quale gruppi spontanei di cittadini sfilano lungo il centro storico della città cantando il cosiddetto buco buco, un canto ritenuto fortemente esorcizzante per la popolazione, ritenuto in grado di scacciare il male che poi riverserà durante l'anno nella città. Durante la Settimana Santa la città ritorna indietro nel tempo. Le 6 confraternite tuttora attive nella nostra città, che traggono origini fin dal 1500, animano il centro storico della città. Nei primi 3 giorni, dal lunedì al mercoledì santo, a partire dal lunedì santo mattina, apre i riti della Settimana Santa l'arciconfraternita di San Biagio, che si reca dalla propria chiesa fino alla cattedrale per svolgere il rito penitenziale. A seguire poi l'arciconfraternita del Santissimo Rifugio nel lunedì santo pomeriggio, l'indomani del martedì l'arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, il pomeriggio del martedì l'arciconfraternita dell'Immacolata. E seguire poi con il mercoledì le 2 confraternite di San Carlo Borromeo e il Santissimo Rosario. Nella serata del mercoledì santo è possibile assistere al rito dell'Ufficio delle Tenebre, tramandato dai frati francescani e ormai in disuso, che viene svolto nella chiesa di San Giovanni a Villa dalla arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. Vengono recitati e cantati salmi in latino e si conclude con il cosiddetto terremoto, cioè viene revocato in pratica il momento della morte di Gesù Cristo. Sicuramente non si può fare a meno di menzionare quelle che sono poi le 2 processioni più importanti dei misteri, del venerdì e del sabato santo. Il venerdì santo l'arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, in partenza dalla chiesa di San Giovanni a Villa, svolge una processione che dura dal pomeriggio fino a tarda notte lungo le vie del centro storico, illuminato esclusivamente da grandi falò e da lumini posti sulle varie finestre e balconi della città, durante la quale è possibile ascoltare il famoso canto del Miserere, un canto tratto dal Salmo 50 di Davide, di tradizione orale, eseguito da 3 voci maschili sulle note del Re, del Si e del Sol, che tra l'altro è possibile ascoltare anche durante la Quaresima in occasione delle esposizioni dei sacri misteri che vengono portati appunto in processione il Venerdì Santo, sempre nella chiesa di San Giovanni a Villa.
mentre il sabato santo è possibile partecipare alla processione del deposizione della pietà organizzate dalla confraternita del San Carlo Borromeo e dalla confraternita del Santissimo Rifugio. Pensate che avete visto tutto cosa? Ah no, via davanti a Sessa, Sessa te ne lo so che cosa bella. Sessa, noi teniamo pure una canzone a proposito. Sessa è bella, Sessa è d'oro, te ne tutte le qualità. Ma raccomando, venite qua, chi sta stando lei? È un quartiere bellissimo, ma con macchiste ce ne stanno ancora una decina. Va aspettiamo, ma raccomando, vi aspettiamo, va aspettiamo. Sessa è d'oro, Sessa è bella. La popolazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta è molto accogliente, in città vi aspettano in tanti, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Viva l'Italia e buone passeggiate a Sessa Aurunca. Ciao!